Sul Corriere delle Spigne di oggi, in edicola, la copertina è dedicata al caso dell'Università di Fisciano, che interessa molto anche le Spigne, perché, come è noto, la sede universitaria è giusto a metà strada tra Avellino e Salerno. L'inchiesta è stata fatta da Antonio Manzo, un giornalista già inviato del Mattino, il quale è andato a spulciare tra l'elenco dei docenti e ha notato quello che sostanzialmente è il malaffare dei baroni, cioè i docenti universitari che piazzano nei corsi, nei vari corsi che l'università fa, per parenti, mogli, figli e quanto altro. Insomma, è una cosa che naturalmente sconvolge, perché l'università dovrebbe essere un punto di attrazione e di formazione, invece diventa anche questa volta un punto di clientelismo. Questa è solo la prima puntata, naturalmente nei prossimi numeri questa inchiesta continuerà. Per quanto riguarda poi le vicende di Avellino al comune capoluogo, definita la lista del centro-sinistra Campolarco con Gengaro, c'è qualche problema nel centro-destra, dove Fratelli d'Italia, la cui presidente è Fruncillo, punta i piedi a terra perché non vuole far parte del patto civico con il quale il candidato Rino Genovese, il collega della RAI, aspirerebbe a fare il candidato sindaco. C'è una polemica in atto e questo indebolisce sostanzialmente il fronte del centrodestra. La novità potrebbe essere rappresentata da una lista che sarebbe già pronta dell'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il quale sostanzialmente lunedì dovrebbe avere il definitivo parere del riesame, per cui o resta agli arresti domiciliari o avrà probabilmente la scarcerazione o si presume possa avere un'interdittiva, nel senso che potrebbe avere un provvedimento che lo sospende dai pubblici uffici. In questo caso non potrebbe né ricandidarsi e probabilmente sarà difficile fare la campagna elettorale.